Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Siamo tornati con Assassin's Creed Ragnarok. Il nostro Avi, il padre di tutti, ha trovato un nuovo rifugio dei nani. Era la nostra missione prima di salutarci nell'ultima puntata. Non è stato difficilissimo perché, ragazzi, abbiamo capito che per trovare un rifugio dei nani basta cercare grossi stormi di uccelli. Noi ovviamente siamo degli uccelli, possiamo diventarlo grazie a Lugr e a questo attrezzo arnese che ci hanno donato proprio i nani. Abbiamo visto proprio sul finale dell'ultima puntata che abbiamo il potere del corvo, oltre a poterci trasformare grazie al potere di Musculine. È una figata, ragazzi. Fatemi sapere che ne pensate sotto nei commenti e supportate la grande questo video. Non so ancora se sarà una serie, però mi sta piacendo. Le premesse sono buone. Io quindi qui, ragazzi, devo esplorare il rifugio perché abbiamo bisogno dell'aiuto dei nani per ritrovare Baldr, nostro figlio, che è stato rapito da, insomma, da quelli di Muspelheim. Dobbiamo aiutarlo. Guardate un po' il nostro impalatore. Con chi dobbiamo... È un Aesir, è certo. Guardate come sono stati ridotti davvero i nani. Cioè, questa è una città sottoterra, sostanzialmente. Un Aesir! Oh cielo! Nessuno ti ha seguito, vero? È solo la mia fama a seguirmi, non i miei nemici. Sentilo. Meglio così. Questo posto è ignoto a molti, persino agli altri nani. E a noi sta benissimo così. Sono Lavi, supremo di Asgard. Tu sei molto lontano da casa. O anche gli Aesir vogliono invaderci, carceriere di Ivaldi. Ivaldi mi deve la sua libertà. Lui dov'è? Vorrei parlargli. Accomodati. Presumo tu sappia dove sia Helheim. È morto. È morto. Come? Chissà. Ti serve l'altro occhio per vedere che i Muspel sono ovunque. Sono stata ingiusta. Io... Vieni con me. Ah, è morto Ivaldi. Mi chiamo Gunborg. Sono a capo del rifugio. Ho ciò che ne resta ora senza Ivaldi. Stava cercando di contattare gli altri rifugi. C'è stato un agguato. Soldati di Glod e... qualcos'altro. Di molto peggio. Una creatura di fuoco e furia ha... divorato Ivaldi per intero. Era di certo uno dei mostri di Surtr. È forse ancora vivo, se quella l'aiuto fatto... di Loki prima che lo catturassi. Tu e i tuoi prigionieri. Comunque, Uldar è caduta insieme a Ivaldi. Le miniere e i minatori, i sopravvissuti ora servono Glod. Quel nome dovrebbe forse dirmi qualcosa. Glod è il figliastro di Surtr. Mezzo Muspel, mezzo Jotun. Un essere terribile, in grado di fare a pezzi un nano. Forse il fatto che l'ha ingoiato per intero mi fa pensare che potrebbe essere ancora vivo. Sarebbe un ottimo alleato per noi, però per il momento sappiamo che è morto. Quindi c'è anche lo zampino del figlio di Surtr, che praticamente si è portato tutta la famiglia, cioè sta a fare tutta... Un orribile fine per chiunque, fosse anche stato un guerriero. L'ho visto con i miei occhi e me lo sogno ancora la notte. Eppure, Glod non ha massacrato tutta la tua gente. Gli servono minatori. A che scopo? Gli invasori bramano segreti sepolti in profondità. Antiche reliquie. I Muspel le considerano molto importanti. E tu come lo sai? Basta, Avi. Abbiamo sofferto molto. Devo anche subire un interrogatorio. Condividi la tua conoscenza con me e mi aiuterai a colpire Glod e i Muspel. A Uldar avevamo qualcuno che raccoglieva informazioni. Il minatore Frithjofr. Non si fa vivo da giorni e non è da lui. Sarà morto per quel che ne so. Devo avere quello che cercano i Muspel. Dov'è stato visto Frithjofr? Potrei andare a cercarlo. A Uldar c'è una casa vuota. I Muspel hanno ucciso gli abitanti tempo fa. È lì che ci scambiavamo i messaggi. Questa casa... come la trovo? È la casa più alta nel distretto dei gioielli, vicino alla porta sud della città. Basta cercare l'oro nelle strade, vedrai. Forse Frithjofr sa come ottenere le reliquie che Surtr sta cercando. Devo trovarlo. Fa come credi, supremo di Asgard. Ho già troppi fardelli per farmi carico anche del tuo.
Vabbè, ma prima chiedi aiuto e poi non mi vuoi aiutare. Che poi il nostro Javi dovrebbe essere onnisciente, cioè, se no che l'hai dato a fare l'occhio per la conoscenza. Però, vabbè, ragazzi, dobbiamo trovare la casa usata per scambiare i messaggi da questi qui. I nani li ho molto a cuore. Ricordo quando strisciarono fuori dalle caverne di Ymir, mentre lo condannavo a esalare l'ultimo respiro. Mi fecero compassione e donai loro il senno. Per questa ragione mi saranno sempre cari e debitori. L'Avi, parlando con il piccolo Baldr. Io lo spero per te, Avi, ma... non corre buon sangue ultimamente. Così, Ivaldi è morto. Peccato. Ma forse Uldar mi indicherà qualcosa da scambiare con Baldr. O da usare contro Surtr. Speriamo, ragazzi, dai. In un modo o nell'altro ci riprenderemo nostro figlio. Lo vedete? Come scende la lava. Io e Loki un giorno portammo qui Baldr, a Uldar, quando era un ragazzo. Ora sono entrambi prigionieri. Loki per mano mia e Baldr per mano di Surtr. Baldr verrà liberato e sua madre vendicata. Assolutamente sì, ragazzi. E qui c'è da combattere. Oh no, potevo fare l'approccio furtivo. Ci ho pensato solo ora. Cinereo, vieni qua, Cinereo. Ah, avranno sicuramente suonato. Oh! Eh sì. Hanno... ci siamo quasi. Non fa niente se ci siete quasi. Allora, ragazzi, utilizziamo il nostro potere di Muspelheim per non essere braccati dalla lava. Guarda qui. Qua un palo, qua un palo. Ma proprio no. Simmara. Come Simmara? È tornata. Ma perché? Ma non è che, ragazzi, dalle fonti... ah, non c'ho. Non è che dalle fonti di magma questa viene. Mazza, come uccido. Quanto ammazzo. Calpesta. Però Simmara, devi fare sti fai cavolacci tuoi. È buono. Guarda l'Avi. Che giocatore. Mazza questa, quanto sta in cattività, ragazzi. Però io pure non è che mi faccio pregare, eh. Olè. Comunque, ragazzi, una cosa di cui non abbiamo parlato nella prima puntata era del rapporto tra Frigg e... porco miseria. E ovviamente Odino, perché giustamente voi vi direte, ma io pensavo che Odino fosse, insomma, il marito di Freya, no? Come abbiamo visto pure nella serie, no? Beh, sì, ragazzi, lo è, però... vi ho raccontato spesso della divisione tra Æsir e Vanir, due fazioni in lotta tra loro per secoli e secoli, finché appunto Odino non decise di unificare, diciamo, riunire. È andata. Diciamo le due fazioni. E come fece? Lo fece sposando Freya, che era una Vanir. Però in quel momento lui era sposato con... allora, tutto a posto? Con Frigg. Quindi è il motivo per cui ce l'ha tanto Frigg con Odino, perché l'ha lasciata per sposarsi con Freya. Pieno proprio di gente. Una volta ho visto Glod aprire la testa di un orco come un uovo. Non gli faccio niente al Cinereo. Sapete che succede, ragazzi? No, io diventerei uno di loro e me ne vado tranquillo. Oro nelle strade. Casa che circo sarà vicina. Dove Gunborg mi ha detto di guardare. Sì, nel palazzo, nella casa più alta. Potrebbe essere questa. Che è successo qui? Non lo so. Scopriremo solo vivendo, vediamo un po'. È stato picchiato. Forse torturato. E poi trascinato per di qua. Frithjof ha scritto di celle di custodia a Uldar. Dunque i nani che non obbediscono potrebbero essere ancora vivi, come questa Tyr. Vedete? Figli di Valdi? Figli di idioti, piuttosto. Ho rischiato la vita più volte e più volte. E quando sono io a chiedervi aiuto, mi date il ben servito? Perel, che sta succedendo lassù? I Muspel hanno preso mia cugina Tyr. Non trovo nemmeno le parole per descrivere il pericolo in cui si trova. Quella poveretta non parla neanche la nostra lingua. Aiutatela, e subito, razza di bastardi. Voglio solo sapere se l'hanno messa a lavorare alla forgia o a marcire nelle celle di custodia. Vuoi nascondere qualcosa a me? Non credo cosa proprio. Abbiamo qui? I
figli di Ivaldi hanno tentato di avvertire Frithjof sulla crescente presenza di Muspel a Uldar. Mi chiedo se abbia letto il messaggio. Un nano ha disertato, guardati le spalle. In questo posto venivano scambiati dei messaggi, ma Frithjof è stato incauto. I Muspel lo hanno scoperto, assalito e portato via. Alle celle di custodia, dunque. Devo riuscire a entrare nella forgia. Nella forgia, vediamo un po' dove sta, ragazzi. Devo andare nella forgia ardente. Stiamo quindi attraversando tutta la città nanica. Che però, vedete come zampilla di magma. Allora io potrei combattere, ma non mi interessa. Eccola la forgia. Dentro, dentro. Ovviamente, ragazzi, avrei potuto fare stealth, avrei potuto fare in mille altri modi, ma mi piace combattere. Il combattimento era una delle cose più belle di questa sfida. Guarda come si sono attrezzati, raga. Forge, forge. E com'è, signori miei? Ecco, percepisco il caldo della forgia. Se avessi dei prigionieri, è qui che li porterei, per fiaccarli con il caldo. Reliquie che sono circa. Me ne impossessero io e le userò per salvare la vita di Baldra o per prendere quella di Surtr. No, oh, non è morto. Ok. Cercando Frithjof. Lo hanno portato giù. Giù dove? Giù dove? Parla! Ah, ragazzi, tra l'altro ci sarebbero belle reliquie da spolpar. Frithjof? Non lo conosco, non uccidermi, ti prego. No, no, tranquillo. Ehi, fin cubre mame. Ah, Dira. Sì. Sì. Frithjof, sei tu? È la cugina. Frithjof. Frithjof. Gadmi, sì. Ma tanto. No, tu non puoi essere Frithjof. Meno che... Non lo conosci. Dunque, sei Tira. Tira. E molla. Sì, vieni. Vieni, Frithjof! E sai anche dove si trova? Frithjof! Sì, Frithjof! Vieni! Aspetta, un momento. Tu mi capisci? Ma tu come non capisci lei? È pure strana sta cosa, vabbè. Dobbiamo soprassedere. Senti, sta dietro di me e fa silenzio. Sì, sì. Ma no, questi sono morti, purelli. Chiudi la bocca. Beh, basta questa frittata. Ragazzi, credo che dovremmo utilizzare il potere di Muspel. Con questo potere posso nascondermi in piena vista e uscire. Sta vicina. Dici, eh? Allora, porto la prigioniera fuori. Tutto ok, tutto ok. Ok. No, no, ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata, raga. Il supremo di Asgard non si nasconde. Tu non morire. No, ragazzi, scusate. La dovevo portare fuori in maniera silenziosa, ma è troppo goloso. Mi sono fatto ingolosire. Mamma mia, però quantomeno. Quantomeno. Baby, vorrei cambiare arma, però. Ah, però questo è un cinereo maledetto. Oh no, non t'avevo visto. Scusa, Muspel. Allora, colpiamolo al ginocchio. Lì al fianco e sei finito. Ah, come gli suona, eh? Come gli suona. Allora, ragazzi, avrei pure altre armi. Vediamo un po' se possiamo cambiare un po'. Con il DLC veniva anche questa. Una mezza ascia infuocata, cosa un po' strane. Altrimenti avrei il mio Olnir. Proviamo a usare questa, è un po' più scarsa. Solo, ragazzi, che c'ho i tasti in testa di altri giochi. Muori! Muori. Ma come te permetti? Ok, sani e salvi, sani e salvi. Ora troviamo Frithjof. Da che parte? Sì. Frithjof. Ehi! Dove mi stai portando? Infatti. Tira. Ma se non te parla, non la capisci. Inutile che glielo chiedi, no? Tira. Un bel nome. Come Tyr di Asgard. E ci suona. Sì, sì, lei, lascia perdere. Muoviamoci. Da che parte ora?
Non è che ci siano molte scelte, Vieni, vieni, Fridtjof! Giuro che se mi porti fuori strada, finirà male. Guarda lui, che faremo a lei. Ancora non so come tu abbia potuto notare questa nave regale da lassù. A croissan i bugerchi dicono di all'astroid i wiscochi. A ghetto, damani. Sì. Yes. In ogni caso, non ci basterà navigare per raggiungere Fridtjof, o sbaglio? No. Ymddiriad yna. Dwi eisiau cael gwared y tŷ gyntaf ac y gellwyd. Allora, che la saga di Avi e Tira abbia inizio. Ma cerca di non parlare troppo. Da brava. Troviamo questa reliquia. Rydyn ni'n arbed Fridtjof! Sì, sì, anche lui. Andiamo. Vabbè, ragazzi, la coppia più strana che potrete trovare oggi. I figli di Ivaldi erano attivi qui. Ma non più, immagino. Baccano Guid. Guardi che evadi. No, non ti sono stati di grande aiuto. Né a Fridtjof, né a Ivaldi, per quel che vale. Andiamo. Non avrei dovuto permettere a Surtr di agire. Se fossi stato più vigile, forse Baldr non sarebbe caduto nelle sue mani. Baldr? Veur in negasir dan, diwe? Mio figlio è tanto buono quanto ingenuo. Muoviamoci. Da che parte? Diamine. Tathor Mava. Ha detto Tira. Diamine? Wintrio! Stai weir in gubod. Beh, ci penso io, questo dai. Questo è quello che si ottiene a fidarsi di una nana. No, ci deve dai. Pure essere un indizio. E dove scavano per le reliquie? Fridtjof. Fridtjof, sì? Pensi che Fridtjof sia qui? È tempo di scoprirlo. Resta qui. Ah, ma noi facciamo la baldoria. Vediamo un po' se il nostro occhio ci rivela qualcosa. Lì c'è dell'oro. Sì, penso che lo farò. Andiamo ad esplorare il tutto. Ah, lì c'è una chiave. Mi sa che qua, ragazzi, credo che ci servirà quella chiave lì. Eccolo, Fridtjof. Posso prendere il potere qui. Vedete, quello è un potere differente, no? O sbaglio? No, gli sei andato proprio in faccia. Ok, ok, vabbè, proviamo a farlo così. Allora, vediamo un po', ragazzi. Sì, vedete? Potere della rinascita. Questo nemico, quando è attivo, permea le armi di fuoco vulcanico e ti consente di portare in vita i nemici caduti perché combattono al tuo fianco. Me lo prendo subito. Aspetta, raga, mi sa che è ignorantissimo. Allora, intanto utilizziamo il potere di Thor. Che male non fa. Ok. Tutti per uno. E uno per tutti. Oh, che fuoco, che fuoco. Ah, forse li devo uccidere e rinascono con me. Vieni qua tu. Vediamo se adesso torna con me. Se rinasce. No, non te ne andare, non te ne andare. Vieni, vieni. Sì, sì, è ritornato in vita. E mi ringraziate così. È ritornato in vita, ma è una figata assurda sta cosa. Cioè, potenzialmente mi posso fare un esercito di Muspel. Pensi che Glod farà piacere sapere che ti è caduta laggiù? Allora aiutami a ripescarla. E comunque quel nano cieco può anche restare là a marcire. Come un nano cieco? Basta, ragazzi, che non... non si è palesa la nostra amica Simmara. Tutti con me! Fuoco! E fiamme. Mi chiedo se un buon fabbro saprà farne buon uso. Ah, vedete, ragazzi, è strategico. Quindi mi devo riprendere il potere per camminare, sennò... Guardia scelta di Simmara scoperta. Ramr. Figo, oh, meno male che ci sono combattimenti. Era una delle cose più belle di Valhalla. Quindi Simmara ha chiamato delle guardie scelte per farmi fuori. Simmara. Credo che sia quella. Vabbè, raga, è troppo goloso non affrontarla, scusate. Manda Gumburg. Le nostre genti hanno interessi con... Porca miseria, questa mu ammazza facile. Oh, non gli ho tolto nulla. Yeah. Bam, bam.
Insomma. Vedete come il martello, il Mjolnir si carica. Porca miseria, però raga, non devo andare a testa bassa, eh. Porca miseria, ragazzi, se solo mi ricordassi le combo sarei un ignorante clamoroso. No, non va bene chiamare amici, mica siamo tutti stupidi qui, eh. Come me l'ha parata? Io pure potrei parare. In teoria. Ce la faremo! No. È giunta la tua ora. Ok, posso killarla. Requiesca in pace. No, abbatti nessuno. A posto. A posto. Mi manda Gumborg. Le nostre genti hanno interessi comuni. Le reliquie. Beh, io ne conosco solo una di quelle cose. Mi ha accecato. Dov'è adesso? Fammi uscire di qui e ti dirò dove trovarla. Ok, Fridtjof. Puoi camminare? No. Sono cieco, non zoppo. Ma un passo falso e mi farò un bagno di lava. Allora ti porterò io. Non fiatare, Fridtjof. E tu guarda dove metti i piedi. Te preoccupa. Ci sono altre reliquie qui? Non lo so. Sono cieco, non l'ho viste. Non lo so, non l'ho viste. Ma no, dai. Bello, ragazzi. Adesso sto ritornando un po' in mood. Missione standard all'Assassin's Creed. Prendi quello, salva il tizio dall'accampamento. Però la storia mi sembra interessante. Aspetta, quindi... qui. No, dove vuoi che vada? Fridtjof! Perché guardi quello di qui? Tira? Oh, grazie al cielo sei salva. Sto bene, sto bene. Per quanto possibile, ecco. Ha tirato fuori anche te? Basta, ciance. Dov'è la reliquia? Vai subito al punto, tu, eh? Sì, ci abbiamo fretta. Che i nani non fanno mai, no? Buona questa. Basta che non perdi la calma. Quella reliquia ce l'hanno i Muspel. L'avranno portata al palazzo. E che cos'è? Che diavolo ne so. Quando l'ho liberata da terra, c'è stata un'esplosione di luce bianchissima. È stata l'ultima cosa che ho visto. Non è ciò che ho chiesto. Che cosa fa? Oltre ad accecare poveri nani? Non lo so. E neanche i Muspel, credo. Allora l'hanno portata quel bastardo di uno studioso su a palazzo. Il palazzo è una fortezza dei Muspel, vero? Come sei intelligente. Lo governava Ivaldi tanto tempo fa. Ora c'è Einar, pezzo di merda. È lui ad avere la tua reliquia. Einar! Metti su, Einar, credo Einar. Che sia il naso. Il nano traditore, esatto. È un traditore. Un nano al servizio dei Muspel. Non crederà una parola di quel che dirà. Se hai l'occasione, uccidilo. Sarò io a decidere chi deve morire. Dov'è il palazzo? Se siamo ancora vicini agli scavi, forse puoi vederlo. A sud. Un palazzetto modesto, costruito su una roccia enorme. Un palazzetto modesto, già. Molto bene. Riuscirò a prendermi quella reliquia. Che cosa farete ora? E a te che importa, chiunque tu sia? Se scoprirò che avete mentito al Supremo di Asgard, dovrò chiedervene conto. Tu? Tu sei... Oh, cielo... Beh, non c'è niente da nascondere. Andremo al rifugio a trovare Gumborg. Molto bene. Se mi avete detto il vero, le nostre strade si divideranno per sempre. Sempre con il solito garbo e gaudio, eh? Boh, ragazzi, questi due cugini chissà che cosa faranno. Anche perché non c'è cosa più divina. Lo studioso e la pietra solare. A quanto pare questa reliquia, ragazzi, potrebbe essere una sorta di... tipo i frutti dell'Eden. Una reliquia più antica di noi. Ok, giungiamo lì. Ragazzi, sono arrivato ai piedi della montagna, ma credo che il modo migliore per raggiungere questo posto sia volando. Possiamo farlo... Una montagna senza eguali. Fridtjof ha detto che il palazzo è sulla vetta. Ce la farà il nostro eroe? Fermi tutti, è ben controllato come potete vedere. Ah, non avevo bisogno della chiave. Vabbè. Meglio per noi. Guarda come entra
disocchiato. Mi hai deluso per l'ultima volta. Tu non capisci? Ora giace inerte. Inutile il modo per riattivarlo. Ho cercato ovunque, ma le note di Ivaldi sono confuse. Però ti prometto che... la reliquia fa... Finora non ha fatto altro che attirare feccia. Ah, 1v1 così? Oh, che ci ha rubato? Comunque sono fortissimi questi figli di Sutra. Oh no. Oh no. Buonasera. Signori. Signore. Potevo prendere quello più grosso. Ragazzi, avete visto lui come è blu? Perché è figlio sia di Sutra ma anche di uno Jotun. Che sono... che sono blu, no? Ci siamo andati a Jotunheim nella serie principale. Come ti permetti? Utilizzare un po' di più le abilità. Non è che questo c'ha il potere degli Jotun e il potere dei Musfell? Porca miseria, dai, inarrestabile proprio. Dimmi, dov'è andato il figlio di Surtra con la reliquia? Io non... non lo so. Ma senti, tu chi sei? Sono l'Avi di Asgard. Il tuo fato è nelle mie mani. Rispondimi o finirai nelle mani dei Muspel che invaderanno la stanza. No, no, posso aiutarti. Hai guardato nel portale aperto da Glod, vero? Hai visto il deposito? Posso farti entrare, sì. Ti ascolto, parla, in fretta. Il deposito è sigillato con un'antica magia, ma posso farti entrare. Puoi farmi trovare la reliquia? Sì, sì, ma il vero premio è un altro. Sarà ciò che accade nel deposito a plasmare il nostro fato. Presto ci saranno addosso. Puoi camminare? Credo... credo di no. Bene. Fine. Ci penso io. Secondo me è tutta una messa in scena. Me la passavo meglio con Glod, eh? Vuoi restare qua? Io te ci lascio, eh. Quindi, insomma, ragazzi, non ci dobbiamo far beccare. Ma se io diventassi uno di loro? Solo io sono di fuoco, non gli faccio niente a lui. Va bene. Andiamocene via, ragazzi. Quatti come gatti. Hai detto anche che senza... puoi aiutarmi. Dimmi come, traditore. Non chiamarmi più in quel modo. È vero che ho lavorato per i Muspel, ma questo non fa di me un traditore. No, Fuggi dalla verità come un coniglio fugge da un orso. Ma io riesco a vedere al di là delle tue menzogne, traditore. Oh, sta zitto! Oh, fuck! Come faccio a cascare? Come faccio a scendere? Mi servono risposte, traditore. Subito. Non chiamarmi così. Ho le mie ragioni. Non che tu possa capire un concetto astratto come ragione. Brutto guercio invasato. Scegli bene le prossime parole. Forse saranno le ultime. Loro hanno mio figlio. I Muspel. Ho fatto ciò che ho fatto per salvarlo, capisci? Mi ricordo salvo qualcosa. E farò tutto ciò che chiederai. Io sono disposto anche a entrare nel deposito di Glod. Fermo! Mio figlio. Oh, figlio mio. Ma, plot twist! Che cosa ti hanno fatto? Lasciami! È lei a volerti risparmiare, non io, razza di vigliacco schifoso! Silenzio! Baldr non oserebbe mai rivolgersi a me con quel tono. Hai perso la vista. Puoi forse perdere anche la lingua. Ho già salvato 3 nani di troppo rispetto a quanto previsto. Sapete combattere? Certo che no. Dovrò rendervi utili in altri modi. Sei in debito. Avremo modo di parlare, ma... prima lui deve entrare nel deposito degli antichi. Ma sei... hai una vaga idea di quello che dici? Per farlo ci serve... una pietra solare. E anche potenziata a dovere.
Ragazzo, se non c'è altro modo per scacciare i Muspel... Allora bisogna agire. Va bene. C'è una pietra solare che veglia su Onarthorp. Portamela a Vergelmirmilna e io forgerò ciò che ci serve. Devo fare tutto io? Molto bene. Eh beh, è un Assassin's Creed. Per forza è così. Quindi lo studioso è la pietra solare, perché abbiamo bisogno di una pietra solare da dare allo studioso. Mazza, grande Mike, veramente. Abbandonato. Ma quali scelte avevano i piccoli nani di fronte ai Muspel? Dunque, Einar diceva che la pietra veglia sul villaggio. Secondo... sì, sapevo che stava lì su, ragazzi. Me lo son detto perché avevo visto... il fieno, no? Qui sotto, quindi... Credo che dovremmo trasformarci nel corvo e andare lì in alto. Poi non so, ragazzi, magari si poteva anche scalare. Solo una cosa che veglia sul villaggio. Quella statua. Oh! Benissimo. Forse dovevo semplicemente scalarla. Niente. Ma qualunque pietra fosse, è stata rimossa con attenzione. Niente graffi o bruciature. Significa che non sono stati i Muspel. Come non sono stati Muspel? Altri nani. Io e i miei fratelli andavamo sempre a derubare le fate. Che bei tempi. Ricordo che a volte le fate si accorgevano di noi e cercavano di mettere al sicuro i loro tesori. Fate, nani, hanno le stesse idee. Devo cercare in tutti gli angoli di questo villaggio, senza tralasciare nulla. Ah, questo è un segreto. L'uomo invincibile una volta Gevule... Boh, vabbè, sfidò un uomo indifferente a tutte le ferite inflittegli, a patto che non fossero causate da una spada. E così forgiò una spada e vinse lo scontro agevolmente. Vabbè. Eccoti qui. Ora vedremo cosa saprà fare di te. Ma stava proprio messa così a cacchio, in un villaggio nascosto. Cioè, mi hanno fatto l'arrampica lì, poi stava dentro la casa. Vabbè. Troviamo Einar. Iniziavo a temere che avessi incontrato opposizione. Chi si oppone a me non vive molto a lungo. Bene. E i nemici non mancano in questa zona, per cui gradisco la tua compagnia. Vieni, la mia fucina è vicina. Ecco, Einar, la tua pietra. È qui che lavoravi prima che arrivassero i Muspel? Qui e in altri luoghi. Poi i Muspel hanno preso Uldar. Hanno rapito Frithjof e mia nipote. Tira? Sì. Sono tornato in città. Ho collaborato con i figli di Ivaldi, ma invano. Così mi sono lasciato catturare, offrendo i miei servigi proprio a Glod. No, ho rivolito tutto. Figlio. Sei un uomo più nobile di quanto sembri, Mastro Einar. Ho rivolito tutto già, dai Einar. Apri sta fucina, dai. Non c'è nessuno. Dai, non c'è nessuno, su. Infatti vedete che ho già cambiato come armatura. Puoi vedere, non metto piede qui da parecchio tempo. Ora, se posso, cosa ci fa il Supremo di Asgard a Svartalfheim? Le mie ragioni non sono diverse dalle tue. Un figlio da salvare. Per farlo, credo che mi serva la reliquia. Ma non saprei a quale scopo. Capisco. Così non sei qui per salvare i nani. Se massacrare i Muspel sulla mia strada mi può servire, allora vi sarò d'aiuto. Pietra solare deve ricevere un grande calore per assumere una nuova forma. I miei strumenti hanno perso efficacia. Mi dispiace. Dalla a me. Io posso resistere a un calore immenso. Molto bene. Quando il processo sarà completato, la pietra irradierà luce. Portamela e io potrò finire ciò che tu avrai iniziato. Forse vado nella lava per caso. Non è grosse per un piccolo nano. Sarà fatto. Credo di sì, posso entrare nella lava. Meno male che stavo proprio qua. No, perché avevo da poco cambiato il potere. Allora, io credo che il corvo sia troppo più importante. Più che altro per spostarsi, ragazzi, perché... La mappa non è gigantesca, però fa il suo. Se invece è un inganno ben architettato, la morte di Einar sarà molto più semplice. No, ce la faccio, ce la faccio. Vediamo se il tempo... La pietra solare emana luce e calore. Sì. Einar saprà cosa fare ora. Sì.
Il problema, ragazzi, che vedete, queste sono le classiche missioni all'Assassin's Creed. Cioè, ma mo ci dovevo andare. Come hai fatto? Forse è meglio non chiedere. No, infatti. Hai ciò che ti serve ora? Sì, credo di sì. A vedere. Ah! Scott! Funzionerà? Eina! Scusa, è che... tutto quel che so l'ho letto in antichi scritti. Non ho mai assistito a niente del genere. Puoi farmi entrare nel deposito o no? Credo di sì, ma... Glod non è uno stupido. Si sarà preparato a dovere. Mi occuperò io di Glod. Come vuoi. Ora, secondo i nostri piani, Frithjof e Tyra saranno in posizione per quando entrerai nella città vecchia di Uldar. La caverna è al centro. E tu? Io devo riprendere fiato e calmarmi, ma vi raggiungerò non appena mi sarà possibile. Cerca di non deludermi. L'ho mai fatto. Farò ciò che ho promesso. Il deposito sarà tuo. Secondo me il deposito potrebbe essere tipo qualche cosa degli antichi. Gli antichi, poi qua ragazzi, ormai sono Isu. Quello che vi pare. Possiamo davvero entrare nel deposito degli antichi? Io però non ve lo posso mostrare, perché siamo veramente tanto in anticipo, quindi il prossimo video penso uscirà tra qualche giorno. Fatemi sapere se vi interessano, soprattutto fatevi sentire. Vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, a me, Shosha, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!